L'ho voluto fortemente questo libro appena insediato, perché intanto non esisteva un'opera completa nella storia dell'Università di Parma. Questo documento del 962 dimostra che già più di 1000 anni fa esisteva la preistoria dell'Università di Parma, che poi è diventata storia nel 1412. Forse l'unica data in cui possiamo con certezza dire che parte la nostra università intesa anche in senso moderno. Sono stati i cittadini di Parma e hanno deciso di andare a chiedere all'autorità allora preposta a questo di portare a Parma uno studium che potesse attirare tanti studenti, tanti studiosi dalle altre città. Nelle raffigurazioni del libro non c'è solo il patrimonio interno all'università, ma abbiamo voluto anche mettere in risalto tanti oggetti e tanti luoghi della città di Parma. Queste due realtà, l'Università di Parma e la città di Parma, sono un'unica realtà. Non è stato un percorso semplice selezionare tutti i documenti, tutto quello che poteva alla fine costituire un millennio di storia. Certe immagini risalgono al 1100, al 1200, al 1400. Mi è sembrato di penetrare quella antica società, di trovarmi in mezzo alla Parma di allora. Per esempio, voglio ricordare una panoramica della città dipinta da Maria Luigia mentre lei si trovava nel suo palazzo del giardino, che dà un'immagine molto bella della città. Ho colto qualche visuale dall'alto, salendo sopra qualche terrazzo, qualche scorcio che normalmente passeggiando per la città non si può vedere. Ci siamo resi conto che la realtà era anche molto più complessa da raccontare. Non c'erano solo pezzi da museo, come si suol dire. Dietro magari un personaggio riprodotto, un quadro, una tela o un'antica mappa o un manoscritto, c'era sicuramente una storia che apparteneva alla città. Per esempio, una stanza che noi abbiamo chiamato delle Colombine, che si trova nella zona del complesso episcopale, dove una volta venivano utilizzati questi spazi per delle celebrazioni di laurea, e contengono ancora affreschi, piccole decorazioni, si chiama così proprio perché le decorazioni sono delle colombe, delle piccole figure che ancora aleggiano in questi spazi. Quando si parla di storia, il rischio è di fare della storia un feticcio, considerarla come qualcosa di intangibile, di intoccabile, un lusso anche solo erudito. La storia deve essere qualcosa che ci arricchisce senza appesantirci. Il volume sulla storia dell'Università di Parma deve essere qualcosa che serve alla comunità, e non solo alla comunità degli studiosi, ma anche alla città di Parma in quanto tale. È molto importante che gli studenti attuali e anche gli ex allievi conoscono la storia dell'Ateneo in cui stanno studiando, perché questa università non è dei professori, questa università non è del rettore, è un patrimonio pubblico, storico, importante, che è un patrimonio di ogni cittadino. Translation into English of the history of the University of Parma was a very hard but also very rewarding experience. Thanks to the English translation, our friends abroad will have the chance to share with us one of our most precious treasures, the art, history and beauty of our ancient university. With its bilingual identity, this book shows the strong interest that our rector Loris Borghi and the present governance has shown from the beginning of his mandate in opening up the University of Parma to collaborations, exchanges and relationships with our partner universities in the world. Uno dei luoghi più suggestivi della storia dell'Università di Parma è il cosiddetto Palazzo Cusani. Ospitò per lungo tempo le facoltà di diritto di medicina e ancora oggi troviamo le vestigia
di quei tempi straordinari, in cui gli studenti usavano far dipingere le proprie insegne, il proprio stemma, per ricordare il loro passaggio nell'università. Nel 1887, grazie ad un'azione che ebbe anche il sostegno attivo di tutta la città, l'Ateneo ottenne l'agognato pareggiamento. Entrava a far parte delle università di prima categoria. Gli effetti benefici furono immediati ed evidenti. Aumentarono i docenti, aumentarono gli studenti, cominciò a delinearsi una tendenza interessante. Nell'anno accademico 1900-1901, tra i circa 600 iscritti, si registrano 15 studentesse. Non mancarono i docenti capaci di dare lustro all'Ateneo. È il caso, per esempio, del medico patriota Giovanni Inzani, di Pietro del Prato, fondatore della scuola veterinaria Parmense, Giovanni Passerini, illustre botanico, il naturalista Pellegrino Strobel, l'astronomo di fama internazionale Pietro Pigorini. Abbiamo voluto inserire molte immagini relative ai musei universitari. Pensiamo al museo anatomico della facoltà di medicina, oppure al museo veterinario, oppure al museo Bottego, che si conserva ancora oggi nel Palazzo Centrale. Questi musei hanno avuto inizialmente scopi eminentemente didattici. Oggigiorno rappresentano una risorsa dell'intera città di cui tutti possono godere e approfittare. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale sono in atto quei processi di modernizzazione che stanno trasformando l'università. Nel 1860 gli iscritti all'università sono poco più di 300. Oggi parliamo di un Ateneo che vede più di 25.000 studenti. Una responsabilità a cui l'università può rispondere con quello che è la sua capacità scientifica, la sua capacità formativa, la sua capacità di essere strumento a tutto tondo per progettare al meglio il futuro. È una importanza di cui si era accorto prima di tutti Ranuccio Primo Farnese, comprendendo che una città che era governata dai Farnese, una delle famiglie più importanti d'Italia, non poteva assolutamente competere con le altre se non avesse avuto un'università capace di attirare persone da fuori Parma, portare una maggiore cultura e un maggiore sviluppo alla città stessa. Fra l'università e la città c'è sempre stato un rapporto di estrema coesione, di sinergia forte. I cittadini di Parma hanno sempre visto in questa loro istituzione un baluardo e una speranza. Un baluardo a difesa della loro unità e una speranza di progresso. Dovremmo forse ricordare che l'università negli ultimi decenni non ha avuto quello stesso rapporto così forte, così ricco, così interattivo come ha avuto nel suo passato. Quindi questo libro, in qualche modo, nei nostri auspici, dovrebbe anche essere un punto di partenza nuovo nel rapporto fra l'Accademia e la città. Il nostro obiettivo non è solo di ricostruire il passato, ma di far sì che il futuro sia un cammino da fare insieme, un momento importante di progresso. L'università ha oggi una responsabilità molto più grande sulle proprie spalle. Non ha solo la responsabilità di un'alta formazione, non ha solo la responsabilità di una buona ricerca, anche la responsabilità verso il territorio, verso l'Europa, come ingrediente fondamentale di aggregazione, mettere insieme le persone al di là di ogni barriera ideologica, religiosa, di cultura, di colore della pelle. La nuova Università di Parma ha assunto a sé questa responsabilità e intende esercitarla.